Attesa ad Adria per la seconda finale della Scootermatic Stream Italia, con Boccardo, Parodi, Paduano e Melone in lizza per la vittoria finale e con Gottardello favorito su Marco Ferragutti nella categoria Super Scooter. Al via il Pullman Bendogo non firma una delle sue migliori partenze, alla prima curva del Mastro scivola mentre Boccardo prende la testa con Parodi alle calcagna. Il gruppo è compattissimo, nelle prime tornate spicca Gianni Ferragutti che con il suo super scooter risale in quarta posizione, mentre Mannino si porta in testa. Al terzo giro Boccardo torna a guidare la corsa, seguito da Paduano, Mannino, Ferragutti, Parodi, Melone e Mendogo, sette piloti in meno di un secondo. A centrogruppo Gottardello mira a conservare la sua posizione in classifica, mentre davanti comincia lo show di Baldi, che raggiunge la testa di gara a suon di giri veloci. Da metà corsa in avanti è strada spianata per Boccardo, Parodi è costretto a rallentare per problemi tecnici, ma il piemontese, quarto a due giri dalla fine, deve fare attenzione ancora a Paduano. Eppure il finale non riserva sorprese, Mannino passa per primo sotto la bandiera a scacchi davanti a Paduano, l'ottimo Baldi sale sul podio e Boccardo vince la Scootermatic Stream Italia 2011. Gottardello, come da pronostico, conquista i punti necessari per fare suo il trofeo Super Scooter. Abbiamo fatto una gara proprio al Cardioparma con tutti i partecipanti, eravamo più di uno messi a trenino, il motorino non funzionava proprio bene, però oltre i problemi siamo riusciti a imporci su questa gara di Adria. Talvolta è difficile raggiungere la pista per assistere alle gare, come è successo ad Adria si rischia di essere distratti da tutto quanto succede nelle aree esterne. Per esempio dai dragster, ossia gli scooter preparati per le gare di accelerazione. Partono al segnale di un semaforo che nell'ambiente è soprannominato albero di Natale e divorano una strip di 200 metri d'asfalto in 5 o 6 secondi, raggiungendo una velocità d'uscita anche superiore a 100 km orari. Ma mentre coloro che avevano raggiunto la pista veneta in scooter potevano sperimentare la propria abilità in un minicircuito allestito in area paddock, a distanza di pochi metri si confrontavano gli assi della gincana. Fra birilli e immancabili pedane davano spettacolo scooter di ogni epoca, con netta prevalenza di pepatissime quanto agili Vespa Special. Hanno qualche decennio sulle spalle, ma in questa specialità sono ancora i veicoli da battere. Folto schieramento nella doppia manche dedicata ai trofei regionali, con i piloti del nord che hanno dovuto fare i conti con i colleghi del girone sud in una sfida incrociata. Sulla griglia D'Urso firma la pole precedendo Garlato, Bruzzone e Reale. Però allo spegnimento del semaforo sono Boccacci dalla seconda fila e l'alfiere del team Borgna a scattare bene. Nelle prime battute il gruppo è compatto con 5 piloti in 6 decimi, ma al terzo giro D'Urso rompe gli indugi andando a sorpassare prima Garlato e Reale e successivamente Boccacci e Bruzzone. La metà gara vede continui scambi di posizione finché all'inizio dell'ultimo giro Boccacci prova la fuga, ma a giocarsi il podio restano in 5. Nelle ultime curve è Bruzzone ad approfittare della bagarre vincendo in volata su D'Urso e Boccacci. In gara 2 è ottimo lo spunto di Garlato, il gruppo compatto è dietro di lui. Poco a poco però lo squadrone si sgrana. Garlato e Reale sono i pretendenti alla vittoria, D'Urso e Bruzzone si contendono il terzo gradino del podio e Boccacci segue staccato. Nelle retrovie Riccio e Iacovella si ritirano dopo un contatto, mentre davanti duellano Bruzzone e D'Urso. All'ultima tornata Reale prova senza successo a passare Garlato, mentre alle loro spalle D'Urso infila Bruzzone al fotofinish. Nella sommatoria di manche Bruzzone vince così sia la gara del girone nord, con Boccacci che fa su il trofeo, sia il trofeo delle regioni, mentre per il girone sud la vittoria va a D'Urso. È stato un weekend molto difficile, soprattutto abbiamo avuto un sacco di problemi di meccanica, comunque abbiamo risolti grazie al mio preparatore Marco Borgna e a tutti i ragazzi del team, sono sempre straordinari. Ci vediamo al prossimo anno.
Una bella gara, ci siamo divertiti, la prima volta per me ad Adria e i ragazzi del nord sono simpatici, bravi, competitivi. Sono contento di averla spuntata nel trofeo delle regioni, di aver vinto, è una magra consolazione per il titolo che è sfumato via all'ultima gara di Vallelunga, ma ci riproviamo l'anno prossimo.